Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. L'indagine del nucleo investigativo dei carabinieri di Palermo per identificare le risorse economiche e imprenditoriali legate all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra ha portato al sequestro di beni che colpisce gli eredi di Vincenzo Succato per un valore totale di 500.000 euro. Succato era stato arrestato durante l'operazione Cupola 2.0 e poi deceduto in detenzione nel 2020. Era sospettato di essere il capo della famiglia mafiosa di Misilmeri per aver pianificato e gestito le estorsioni nella zona. Giriamo pagina. Il ponte che univa Scoglitti, frazione di Vittoria nel Ragusano, alla zona archeologica di Camarina è crollato a causa delle cattive condizioni della vecchia strada in pietra. Da più di un anno il tratto era chiuso al traffico veicolare. Soltanto a piedi si poteva raggiungere la zona archeologica. Luca San Martino, vicepresidente della regione siciliana e assessore all'agricoltura, ha dichiarato: stiamo lavorando con gli ispettori agrari per quantificare i danni subiti dalle aziende agricole durante le forti piogge di giovedì e venerdì scorso. E a seguito del maltempo dei giorni scorsi, ieri si è svolta una riunione in prefettura con il presidente della regione siciliana Renato Schifani e tutti i sindaci della provincia di Catania. Il presidente si è reso disponibile ad aiutare i comuni. Entro martedì i sindaci dovranno inviare una relazione sui danni e sulla quantificazione dei danni. Speriamo di ricevere il supporto della regione Sicilia per ripristinare al più presto i danni subiti, ha commentato il primo cittadino di AC Catena, Margherita Ferro. Danilo Salvatore Lucente Pipitone, il caporal maggiore dell'esercito di 44 anni, originario di Erice, non ce l'ha fatta. Era ricoverato in ospedale a Roma dopo essere stato vittima di un'aggressione violenta che si è verificata nelle prime ore di sabato mattina in via dei Sesami a Centocelle. Ieri pomeriggio il militare è deceduto nel reparto di rianimazione del Policlinico Umberto I. Le sue condizioni erano già gravi. La motivazione dietro l'aggressione non è ancora chiara, potrebbe essere stata una lite violenta oppure una rapina finita in tragedia. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.